Ciao ragazzi, video sui compromessi come avevo annunciato. Essenzialmente, quando noi parliamo di audio e computer, ma in generale, onestamente parlando di qualsiasi cosa noi ci mettiamo a parlare, dobbiamo arrivare a parlare anche di compromessi. E già perché non è che tutti abbiamo gli stessi utilizzi, non è che tutti usiamo tutto allo stesso modo. No. Io ho un utilizzo, tu hai un altro, l'altro ne ha un altro ancora diverso. E quindi bisogna proprio, onestamente parlando, arrivare a capire quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare ci indica quello che ci serve. Ma solo quello che vogliamo fare, no, anche il quanto. Quindi quanto tempo posso dedicare a... Il voglio e il tempo ci aiutano nella scelta dei vari prodotti audio, ma appunto di qualsiasi campo in realtà, che andremo a prendere. Sono un videogiocatore? Ok, allora devo incominciare a capire due cose. Prima di tutto il budget, quanto voglio dedicare. O quanto posso dedicare. Punto 1. Punto 2. Posso pensare di prendere l'impianto in vari step o voglio tutto subito perché poi non mi interessa magari neanche fare degli upgrade. E punto 3. Come gioco? A cosa gioco? Perché ragazzi, un conto è giocare a gestionali. Un altro è giocare a degli FPS piuttosto che dei giochi di ruolo in prima persona. E essenzialmente cosa succede in questo caso? In questo caso già vedete, giochi di ruolo e FPS mi fanno e ci fanno vertere su prodotti che possano gestire in multicanale. E quindi appunto... Dipende da quale multicanale parliamo. Parliamo di un multicanale con i diffusori? Allora, beh, abbiamo molte scelte. Possiamo scegliere una VR. Se abbiamo i soldi, tranquillamente possiamo scegliere anche un prodotto dedicato ai film di fascia molto alta, di fascia high-end, quindi andare a spendere quei 2-3 mila euro nell'impianto parte solo elettronica, ovviamente. Anche di più ovviamente, se non c'è mai limite per salire, solitamente il limite è scendendo. Oppure possiamo scegliere di prendere una scheda multimediale dedicata ai videogiocatori e collegarla comunque a dei diffusori, tanto le uscite ci sono. Possiamo scegliere dei diffusori attivi piuttosto che dei diffusori passivi collegati ad altrettanti amplificatori. E poi invece se giochiamo in cuffia possiamo scegliere meglio invece capire se ci serve veramente il surround oppure no, perché allora dobbiamo andare a scegliere essenzialmente o le schede audio multimediali o le schede audio multimediali, banalmente parlando. Poi dopo mi si può venire a dire, ah, ma il DAC è comunque suona più raffinato il suono del fucile quando spara. Per l'amor di Dio, questo è verissimo. Però c'è un problema. Un problema grosso, si chiama surround. Surround vuol dire che il suono viene equalizzato, almeno equalizzato, in modo tale da farci capire se il suono arriva da dietro, da destra, da sinistra o da davanti piuttosto che da sopra oppure anche da sotto. Tuttavia appunto uno dice, beh, ma tanto ci sono anche i software che posso comprare oppure anche quelli gratuiti. Allora, sì, ci sono. Però la mia esperienza mi fa dire due cose. Allora, quelli che posso comprare funzionano bene, sì, i migliori non sono mai in vendita,
e quindi appunto rischieremmo di trovarci un prodotto che suona bene ma con un surround abbastanza ballerino, e quindi appunto abbiamo speso male il nostro budget. Oppure possiamo trovarci nel caso in cui uso il surround gratuito e il surround gratuito mi va ad agire anche se disattivato e mi va a infastidire l'ascolto stereo della musica, e questo è effettivamente un altro grosso problema, perché quando ascolto musica il software surround se ne deve stare totalmente disattivato. Quelli a pagamento si disattivano perfetti. Il problema è soprattutto quando siamo davanti a software gratuiti. Poi, per l'amor di Dio, non tutti, ce ne sono di validi e ce ne sono di meno validi. Cosa mi dà banalmente la scheda audio multimediale? Che è comunque qualcosa in più rispetto al DAC. Tutta la parte softwareistica è già compresa nel prezzo, mentre col DAC rischio di spendere per avere un prodotto, spendere per avere la parte software e poi dopo non riuscire ad avere le stesse prestazioni di surround che ho con il prodotto multimediale. Se sono videogiocatore, scusate, questo non è un compromesso a cui posso scendere in modo tanto cuore leggero. Posso fare questo compromesso di DAC più surround, software surround a parte, o di scheda audio pro più questo software, essenzialmente quando sono un videogiocatore occasionale, ma la scheda mi serve per registrare sono un ascoltatore principalmente di musica e quindi appunto mi serve più un DAC in quel caso rispetto a tutto il resto. Allora lì è un conto, ma questo compromesso è accettabile. Perché ovviamente se suono e la scheda audio mi serve per registrarmi col microfono piuttosto che in direct, è un sine qua non, cioè non posso andare a prendere una scheda audio multimediale in questo caso, devo per forza prendere almeno una prosumer, non per forza una costosissima, è anche una attorno ai 100 euro, però una prosumer è una scelta obbligata se suono o se mi serve registrare la voce piuttosto che altre cose. Ovvio che allora lì il compromesso ha un senso si può scendere al compromesso. Si può scendere al compromesso anche se sono un grande ascoltatore di musica e appunto il surround lo uso una volta ogni morte di papa quando videogioco. E allora anche lì va benissimo come compromesso, però appunto non scendo a compromessi sui miei usi principali. Ascolto musica, voglio un DAC che sia la massimizzazione del mio budget per il mio uso. Suono, voglio qualcosa che mi massimizzi il budget per il mio uso. Poi dopo c'è effettivamente anche la quantità di tempo che andavo a dire, quindi AVR o sistema top di gamma 1000 passa euro di sintonizzatore, beh, quanti film guardate a settimana? Il fatto principale è questo, non è solo volere il top, ma anche dire, vabbè, ok, ne guardo uno a settimana, ne guardo due a settimana, per l'amor di Dio, ok, due visti benissimo, ne guardo uno al giorno, allora la spesa incomincia ad avere molto senso in questo caso, perché appunto ci sono delle schede audio multimediali, due su tutte,
Asus Essence STX 7.1 e la 7.1 di H, loro due su tutte, che riescono a dare prestazioni grandiose per il multicanale. Eppure sono schede audio multimediali, costano appena 300 euro. Il fatto che l'appena 300 euro vi permette di avere delle uscite dedicate al multicanale, e se avete dei diffusori attivi piuttosto che dei diffusori passivi come nel mio caso e vari amplificatori finali, potete attaccare la vostra Essence o la vostra Evga direttamente ai finali e godere appieno di un'esperienza filmica che vi permette però appunto di risparmiare qualche centinaio se non qualche migliaio di euro rispetto al sistema top. Perché? Perché da queste schede al sistema top non c'è nulla nel mezzo. Nel mezzo ci sono degli AVR che bene o male si equivalgono, chi più chi meno, a questa scheda. A questa scheda che poi dopo volendo potete fare anche un preamplificatore o metterne di più. Poi non è quello effettivamente che hanno allora messo questo l'impianto migliore per... No, è l'uso. Se guardo due film a settimana, spendere 300 euro per un impianto buono, di buon livello, va benissimo. Perché se non lo uso quotidianamente, andare a spendere molto è solamente un esercizio di stile. E quindi appunto, in realtà, come dicevo, i compromessi si fanno in base a se stessi. In base al budget, per l'amor di Dio, il budget è fondamentale per scegliere i compromessi. Non posso volere un DAC Quintosh a 200 euro. Non posso, dovrò scegliere altro. Non posso pretendere di fare tutto il top con un unico dispositivo. Quindi se i vostri usi sono molteplici, partirete da dei compromessi per arrivare a strutturare l'impianto in modo tale che i compromessi vengano ridotti al minimo per ogni tipologia di utilizzo. Quindi magari appunto ascoltate film e giocate in multicanale con i diffusori, ma ascoltate anche tanta musica, allora bisogna capire dove mettere il compromesso, se sulla parte surround o sulla parte musicale. Però mettiamo che lo mettiamo sulla parte musicale all'inizio, e allora prendo una scheda audio multimediale, perché il mio uso è veramente molteplice. Nessuno vi vieta da lì a 2 anni, da lì a 3 anni, 4 anni, quando volete, prendere un DAC dedicato all'ascolto che userete quando ascoltate musica. Nessuno si può mettere dentro nell'impianto. L'impianto può benissimo sopportare decine di sistemi audio e sorgenti audio, poi dopo averne decine è abbastanza un po' strambo, però appunto se suono, se mi piace vedere film, se mi piace ascoltare musica e mi piace anche videogiocare, allora dovrò fare delle scelte che non mi permetteranno mai di avere il massimo di tutto da subito, però in base a quello che faccio e quanto lo faccio mi permetteranno di avere un ottimo livello su un uso particolare, dei compromessi sugli altri. Fatti i compromessi sugli altri, poi dopo si tratta pian piano di eliminarli, di migliorare le parti quelle con dei compromessi, cosa fattibile. Non si tira su l'impianto audio in un giorno, non si tira su in un'unica spesa, non si tira su in un mese e neanche in un anno. Un impianto audio di alto livello, intendo di alto livello, viene su in anni, non anni di spesa, perché tutti gli anni si fa qualcosa, però appunto si fa in anni di scelte, di pensieri, di ragionamenti, di consigli, perché si chiede anche consiglio a chi magari è più esperto
e proprio per fare dei ragionamenti, non per altro. Sperando di avervi convinto su questa parte di compromessi che è importante, voi raccontate il mio compromesso sulla parte di film, ne vedo un paio a settimana, la Essence è perfetta, tra l'altro se siete anche videogiocatori in cuffia ha anche il surround, quindi due usi molto interessanti, e qui a livello molto interessante appunto, oppure anche la Eka, giusto per citare tutte e due e non solo una. Detto questo, vi saluto e buoni compromessi. Ciao ciao!